Continuiamo il nostro excursus all'interno del mondo della nutrizione, addentrandoci un po' di più nelle basi scientifiche che caratterizzano le moderne tecnologie alimentari. A differenza degli anni 80 e i primi anni 90, dove il fattore principale che veniva considerato nel dimagrimento era quasi esclusivamente l'assunzione calorica giornaliera, oggi il concetto su cui si basano molte delle tecnologie dietetiche utilizzabili è principalmente il controllo di alcuni ormoni che regolano il metabolismo dei carboidrati, proteine e grassi attraverso l'uso dei cibi. In sostanza, gli alimenti non vengono più valutati solo per il loro gusto, apporto calorico o contenuto nutrizionale, ma assume moltissima importanza l'impatto metabolico che questi ultimi hanno sulla secrezione di alcuni ormoni che ne modulano l'assimilazione e o la conversione in altri nutrienti. La premessa di fondo di questi sistemi dietologici è da ricercare nell'evoluzione stessa dell'uomo. Il fatto che l'uomo, Homo sapiens sapiens, esista da almeno 160.000 anni e forse, in base a studi recenti, 200.000, ci spinge a cercare come, e a ricercare come potesse essere l'alimentazione di questi nostri avi. Perché pensare a 160.000 anni fa e non ad oggi, direte voi? La risposta è molto semplice. I nostri geni, le strutture che stanno alla base della regolazione della vita stessa come la conosciamo, sono gli stessi di allora. Ciò implica che il nostro sistema biochimico, ossia la capacità che abbiamo di metabolizzare i vari nutrienti derivanti dagli alimenti che introduciamo, è virtualmente rimasto invariato. Consideriamo che l'agricoltura è nata circa 10.000 anni fa, in Anatolia, l'odierna Turchia, dove si sviluppò la prima città moderna che ospitava circa 50.000 uomini e si chiamava Kataloyuk. La nascita dell'agricoltura, e quindi la conversione degli uomini da cacciatori, raccoglitori e stanziali, per l'umanità è stata una grande conquista. Infatti è allora che, grazie alla disponibilità di più tempo libero, gli uomini poterono iniziare a scrivere, dedicarsi alle arti, sviluppare servizi. Nacque il sistema di divisione del lavoro che contraddistingue la nostra struttura sociale e, cosa che a noi interessa di più in relazione all'alimentazione, incominciarono a venire prodotte le farine, da cui tutti i derivati che conosciamo: pasta, pane, biscotti, grissini, cracker, eccetera. Naturalmente, a quei tempi non c'era una diversificazione dei prodotti simile a quella di cui disponiamo oggi. Principalmente dalle farine incominciò ad essere ricavato quello che potremmo definire il progenitore del nostro pane. Fu una vera e propria rivoluzione, in quanto l'amido contenuto nelle farine, un polimero ramificato formato integralmente da glucosio, è altamente concentrato all'interno di questi cibi. Ciò significa che gli uomini poterono aumentare notevolmente il loro apporto calorico, in questo caso derivante dai carboidrati, senza dover peraltro introdurre grandi quantità di cibo, che prima dell'agricoltura era difficile sia procurarsi che ingurgitare. Infatti, se consideriamo che prima dell'agricoltura il solo modo di introdurre carboidrati attraverso la dieta era tramite frutta e verdura, che ne contengono molto pochi rispetto al contenuto degli alimenti realizzati attraverso l'uso delle farine, per farvi capire meglio cosa implichi questo quanto detto sopra, pensate che 650 grammi di zucchine contengono circa 9 grammi di carboidrati. Tale quantità è anche contenuta in 10 grammi di pane. Provate ad immaginare in termini di volume cosa significhi mangiare 650 grammi di zucchine e cosa invece 10 grammi di pane. In questo modo capirete quello che intendo dirvi. Tornando al nostro sistema biochimico, una domanda sorge a questo punto spontanea. Se per 150.000 anni ci siamo alimentati in un certo modo, cioè mangiando ciò che si poteva incontrare in natura, cacciandolo o raccogliendolo, e quindi il nostro sistema biochimico si è evoluto ed è stato settato su questi alimenti, cosa succede ad introdurne altri che mai prima erano esistiti e che tanto concentrano al loro interno i nutrienti? Se tali alimenti non sono alla base della nostra alimentazione, è probabilmente nulla, visto che il corpo ha svariati sistemi per fronteggiare occasionali introduzioni, seppur grandi, di alimenti concentrati. Ma se tali alimenti diventano la base della nostra alimentazione, è possibile che qualche cosa possa succedere. La scienza che studia come mangiavano i nostri avi si chiama paleodietetica. Al di là della grande concentrazione calorica in poco volume, il problema principale sembra essere l'impatto ormonale che questi alimenti ricchissimi in carboidrati hanno sul nostro organismo. Infatti, l'ormone che ne regola la loro quantità nel sangue si chiama insulina. Probabilmente ne avete sentito parlare se in casa avete qualche parente che soffre di diabete. L'insulina mantiene stabile il livello di glucosio, lo zucchero metabolicamente attivo nel nostro organismo, all'interno di determinati parametri fisiologici. Questo
Questo zucchero è estremamente importante perché è l'unica fonte di nutrimento per quello che forse è il più importante dei nostri organi, il cervello. Infatti il cervello, a differenza dei muscoli, che possono funzionare sia zuccheri che grassi, a seconda del tipo di attività predominante, funziona solo a zucchero, glucosio naturalmente. Da qui l'importanza di questo elemento. Quando i livelli di glucosio nel sangue sono troppo bassi, il cervello lo rileva e ci manda un messaggio di fame. Se i livelli di glucosio nel sangue sono troppo alti, viene inviato un messaggio al pancreas di produrre un ormone, appunto l'insulina. L'insulina porta gli eccessi di zucchero di glucosio all'interno dei muscoli o del fegato sotto forma di glicogeno, un polimero del glucosio. Nei primi verrà utilizzato principalmente in presenza di un'attività anaerobica. Nel secondo verrà messo a riserva e utilizzato nel caso altro glucosio di derivazione alimentare non arrivi tramite gli alimenti. Sotto forma di glicogeno possiamo mettere a riserva circa 400 grammi di glucosio, 100 grammi nel fegato e 300 grammi nei muscoli, e parlo qui di un uomo medio intorno ai 75 kg. Una quantità tutto sommato abbastanza bassa, se consideriamo che possiamo derivarla da circa 650 grammi di pane, o 200 grammi di pasta, 200 grammi di pane e una bevanda energetica, eccetera. Quindi, come potete ben intuire, è facilissimo.